Siamo tornati in diretta, una seduta prudente per le principali borse del vecchio continente in apertura di settimana. L'incertezza si registra anche sulla piazza di Milano. Vediamo il nostro futures essere tornato sotto la linea di parità, meno 0,08 in questo momento in area 21.905 punti. A pesare sui mercati azionari pesano i dati sul mercato del lavoro americano, i dati forti che potrebbero scoraggiare dunque la Federal Reserve a tagliare a breve i tassi di interesse. Sul mercato Forex l'euro-dollaro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12, un lieve aumento dell'oro che era salito a 1.405 dollari l'oncia, un lieve aumento anche del petrolio che sale a 57,83 dollari al barile. Lo possiamo vedere anche in questo momento. Poco fa la situazione era questa: allora l'oro 1.406 dollari l'oncia e il petrolio 57,61 dollari al barile, con un incremento dello 0,01. Abbiamo uno spread che poco fa era poco sopra i 210 punti base, anche adesso siamo a 211 per il differenziale tra BTP e Bund. Saluto Davide Biocchi che è già collegato con me. Buongiorno Davide. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Davide, leggo le notizie principali di questa prima parte della giornata e poi Ma naturalmente le certo. analizziamo con te e andiamo a vedere che cosa sta accadendo a tuo parere sui mercati. Sommario. Certo. Il giudizio di Banca d'Italia, l'intervento del governatore Visco e del ministro dell'economia Tria all'assemblea annuale dell'ABI dominano la settimana economica italiana. Sul fronte dei mercati, il dato sull'inflazione giovedì americano. Le elezioni greche assegnano alla neodemocrazia il 39,8% dei voti, Syriza prende il 31,6%, finisce dunque un'era. Deutsche Bank ha annunciato che taglierà 18.000 posti di lavoro entro il 2022. La prima banca in Germania prevede una perdita netta di 2,8 miliardi di euro nel secondo trimestre. Avvio di settimana in territorio negativo per l'Asia. A Tokyo l'indice Nikkei è calato dello 0,98. La seconda settimana congiunturale di luglio si apre con gli ordini di macchinari in Giappone, la produzione industriale e la bilancia commerciale della Germania. Questi sono alcuni dei dati che abbiamo già visto nel corso di questa mattinata. Abbiamo visto anche, Davide, partiamo da qui, l'indice Sentix europeo e quello tedesco che riporta ancora una volta. Dico ancora una volta perché ormai insomma, la situazione la conosciamo, quella del rallentamento europeo e quindi di conseguenza anche della Germania, che ci riporta, dicevo, una situazione un po' debole e precaria a livello dell'eurozona. Sì, in linea di massima è una conferma di quello che già stiamo vedendo da tempo, cioè il quadro europeo si è un po' deteriorato, soprattutto perché si è deteriorato il quadro manifatturiero della Germania, che è la locomotiva, inutile negarlo, della manifattura europea, ed evidentemente in uno scenario di questo genere il contesto è quello che noi vediamo, cioè noi abbiamo una situazione che sul settore servizi è comunque in espansione, sul settore manifattura invece il contesto è deteriorato ed evidentemente per l'Europa ci si attende che la BCE sappia in qualche modo anche agevolare, fare, diciamo, delle manovre espansive per agevolare in un certo qual modo una ripresa. Evidentemente questo è dato un po' per scontato, cosa che invece con i dati del lavoro di venerdì è stato dato meno per scontato sui mercati americani. Infatti noi ci siamo accorti che il Nasdaq non è riuscito ancora a rompere quella resistenza che sembrava prossima a rompere. Dati buoni, che strano, però non è così. Dati buoni e mercati che scendono sembrerebbero andare d'accordo, ma lo è perché i mercati erano saliti soprattutto pensando a diciamo, banche centrali colombe, e il timore è che se invece i dati escono buoni, allora il ribasso dei tassi di interesse sia procrastinato nel tempo. A proposito di dati, abbiamo visto anche l'apertura di giornata con i dati giapponesi che hanno indicato in effetti una brusca frenata negli ordinativi dei macchinari, quindi dei dati precari anche che arrivano oltreoceano. Eh sì, perché in realtà quando si va, diciamo così, a cercare di identificare dove c'è l'inciampo, diciamo così, quando rallenta la manifattura, bisogna allora monitorare attentamente come vanno le scorte dei magazzini, come vanno le vendite al dettaglio, come va la produzione industriale,
come vanno gli ordinativi all'industria, cioè come va tutta la filiera, diciamo così. Ed è chiaro che se c'è, per esempio, come tu hai citato ora, un rallentamento nell'ordinativo dei macchinari, evidentemente si tratta di aziende manifatturiere che tendono a procrastinare, a ritardare nel tempo gli investimenti, perché la situazione non la vedono rosea a breve. Certo, allora, e poi l'altra notizia, Davide, che riguarda Deutsche Bank, ovviamente, no? Si sapeva che oggi sarebbero arrivati dei numeri più precisi, dei numeri ulteriori, quindi 18.000 posti di lavoro entro il 2022 tagliati, e nel secondo trimestre una perdita netta di 2,8 miliardi di euro. Poi ulteriori oneri di ristrutturazione sono previsti anche per il secondo semestre del 2019. Ecco, la prima, ricordiamo, la prima banca tedesca è Deutsche Bank. Assolutamente sì, e quindi diciamo che stiamo parlando di una banca che ha dichiarato che avrebbe deciso praticamente di convertire in parte il business, cioè loro vogliono in parte tagliare, diciamo così, un po' del business connesso al trading. Questa è però la stessa dichiarazione, hanno dichiarato quegli esuberi esattamente, e hanno dichiarato anche di voler tornare a fare la banca un po' più tradizionale, quindi con clientela come imprese, ma anche come privati, anche diciamo privati di un certo taglio, però diciamo che vogliono meno rischio, e questo rischio, diciamo così, sarà in qualche modo, e sull'altare di questo rischio saranno in qualche modo sacrificati 18.000 posti di lavoro, che sono tanti, sono decisamente tanti. Assolutamente sì. Va bene, per quanto riguarda i mercati invece più nella operatività più stretta, Davide, allora un avvio di settimana un po' debole per i principali listini del vecchio continente, lo si vede anche dal nostro futures in questo momento. Sì, lo si vede dal futures, ma diciamo anche che l'Italia ha un vantaggio sugli altri paesi. Perché? Perché questa situazione che si sta creando, dove il rendimento, diciamo, del titolo di Stato tedesco la settimana scorsa addirittura è arrivato per un certo momento sotto meno 0,40, stiamo andando in meno 0,40 a 10 anni, quindi rendiamoci conto bene di questa cosa. E quindi dicevo, stiamo parlando di un rendimento negativo, questa cosa fa bene anche all'Italia, perché è vero che noi abbiamo lo spread a 211-212, tanto oscilla in questo momento, però è anche vero che siccome qui ci misuriamo con la Germania, che ha un'asticella molto sotto lo zero, evidentemente il rendimento che l'Italia sta pagando in questo momento è l'1,75, che per quelle cifre a cui ci eravamo abituati, abbiamo visto il rendimento arrivare oltre il 3,5%, evidentemente è un bel vantaggio per il nostro paese. Chi ne beneficia? Le banche, evidentemente, le stesse che quando lo spread sale e quando il rendimento dei BTP sale sono penalizzati, in questo caso sono quelle che ne beneficiano, e le banche infatti continuano ad essere tra i titoli che anche oggi, e nonostante tutto, dal prezzo di apertura sono diciamo, ce ne sono ancora la maggioranza che stanno sovraperformando, stanno salendo rispetto al valore di apertura delle 9 di questa mattina. Ok, c'è qualche titolo che vuoi segnalarci in particolare, Davide? Poi... Beh, oggi mi sembra che sia stato anche un po' il giorno di Pirelli, sì, che ha fatto vedere ottime cose graficamente, è arrivato a impattare praticamente la resistenza intorno ai 5,53 circa, insomma siamo da quelle parti, e ora lì ha un pochino ritracciato, però il movimento del titolo è buono. Superata questa resistenza avrebbe scenari rialzisti ancora interessanti, stiamo a vedere nelle prossime sedute. Va bene, Davide, allora poi partiamo anche con altri messaggi che sono arrivati su titoli, però accantoniamo un istante l'operatività. Ti volevo, certo, chiedere un'altra cosa sul fronte dei market mover, quindi abbiamo detto, beh, giovedì dati sull'inflazione americana, altri elementi che dobbiamo tenere ben presenti, lì fermi durante questa settimana? Beh, soprattutto ricordandoci che le banche centrali hanno di nuovo rubato la scena, cioè in questo momento sono loro che dettano l'agenda e sono le protagoniste, sì, quindi tutti quei dati macro che possono impattare le decisioni delle banche centrali sono rilevanti, e l'inflazione di questa settimana è uno di questi, perché l'inflazione, lo sappiamo, è uno tra l'altro dei mandati che tutte le banche centrali hanno di tenere sotto controllo. Siccome non c'è solo quella americana, ci sono anche quelle europee, no? Si tratta del dato poi definitivo, diciamo, di fine mese, e dopo le anticipazioni della scorsa settimana, in realtà ecco che qui lo scenario si fa interessante, perché cominciano ad entrare in campo dati che verranno poi presi seriamente in considerazione dalle banche centrali per decidere le loro politiche monetarie. Quindi evidentemente sicuramente il mercato in una settimana peraltro scarica di altri dati macro rilevanti, andrà molto lì a parare
per quanto riguarda la qualità dei market mover che abbiamo in questi giorni. Ok, perfetto Davide. Allora, ti chiedo solo, visto che hai nominato giustamente, guarda, è tutto collegato, però insomma, il bello è anche questo. Banche centrali indubbiamente protagoniste. Beh, stiamo vedendo cosa è successo in Turchia con questo scossone sulla lira turca, insomma, dopo che il governatore della banca centrale è stato rimosso. Lo dicevo anche poco fa ad Andrea Cartisano, a distanza di un anno siamo nuovamente qui a parlare della lira turca per degli scossoni che insomma l'anno scorso in agosto hanno tenuto effettivamente banco. Sì, è in un momento in cui tra l'altro per certi versi magari certi paesi emergenti di cui la Turchia tanto viene anche considerata far parte potrebbero anche tornare appetibili in una fase in cui praticamente c'è pochissimo rendimento che si può trovare da qualsiasi parte, però è chiaro che se la situazione della Turchia è una situazione difficile, evidentemente insomma, è un po' il momento, no, delle banche centrali e poi d'estate, facci caso, siccome latitano un po' di temi, sovente manca come dire, il market mover e quindi lo si va a cercare. Non dimentichiamoci mai come tipicamente per molti anni d'estate la Grecia è sempre ritornata come una fonte di preoccupazione per l'Europa, anche quando era dimenticata alla fine d'estate tornava di nuovo come un tema rilevante. Tra l'altro Grecia dove ieri ci sono state le elezioni che hanno visto la vittoria della destra e quindi con uno scenario che chissà magari in futuro non sarà più il medesimo di prima, che questo sarà da considerare. In tutto questo segnalerei anche un altro fatto, cioè che l'oro non è più tornato indietro, cioè è vero che venerdì sull'onda emotiva diciamo del dato macro buono che è uscito sul lavoro è ritracciato anche del 2%, ma è subito rimbalzato e comunque i 1350-1370 dollari l'oncia che sono stati il breakout dei massimi che non si vedeva da 6 anni non è più stato rivisto e l'oro sta lentamente, come sua abitudine, consolidando sopra questi valori e questo secondo me rimane un segnale importante perché l'oro che è diciamo per antonomasia il bene rifugio, no? Rimane là e nonostante i mercati abbiano anche dato segnali un po' di ripresa non si è più schiodato da quelle posizioni, esattamente così come l'altro bene rifugio per eccellenza il bond, anche se poi venerdì è un po' tornato indietro, però insomma rende meno 0,37, quindi per ora di fuoriuscita di denaro dai forzieri non se ne vede. Assolutamente, va bene Davide, allora stanno arrivando dei messaggi, tra poco te li leggo, anzi invito certo. I nostri amici a continuare a scriverci se vogliono, però sempre a proposito di operatività, volevo segnalare con te un webinar che ti riguarda per questa settimana, visto che giovedì è il giorno clou, abbiamo detto per i dati sull'inflazione americana, ma è anche un giorno in cui ci sarà questo webinar alle 15.30 sui futures. Sì, un webinar sui futures, voglio parlare di quegli strumenti che sono interessanti perché sono anche più alla portata dell'investitore comune, che sono i micro e mini futures, sono un nuovo prodotto lanciato dal CME, Chicago Mercantile Exchange, che in ragione del fatto che la crescita di diciamo, questo toro decennale di cui abbiamo parlato ha portato gli indici americani a raggiungere livelli importanti e quindi gli strumenti derivati che hanno come valore nozionale, diciamo per esempio lo Standard Poor's 500, $50 moltiplicati per il valore dell'indice, evidentemente cominciano ad avere un controvalore che non li rendono attraenti per la grande massa degli investitori perché sono troppo importanti, troppo significativi, hanno un controvalore troppo elevato. Ecco allora che il mercato ha lanciato i micro e i mini futures, che sono dei futures che hanno valore pari a un decimo e quindi sono diventati un taglio appetibile. Secondo me sono molto interessanti perché soprattutto in momenti in cui i mercati hanno un po' meno appeal e forse l'Europa anche un po' meno appeal, allora certi strumenti sul Nasdaq, sull'S&P 500, ma perché no anche il micro gold che esiste in realtà già da anni, possono consentire di operare, senza dimenticarci che poi c'è il nostro mini FIB, che c'è l'Eurostock, sono tutti strumenti derivati ma che hanno controvalori accettabili. Ok Davide, allora per partecipare giusto ribadire i punti essenziali? Assolutamente sì, sito di Directa e si cercano i webinar e poi si fa l'iscrizione. Ottimo, poi magari lo ricordiamo prima di salutarci Davide. Allora, a proposito ancora di essere sempre operativi con i nostri ospiti e sulle fonti TV, allora ci sono dei messaggi, mi chiedono un'analisi da parte tua di Mutui Online e Interpump. Mutui Online con te c'è sempre, sembra un caso ma evidentemente non è tanto un caso Davide a questo punto.
Ma diciamo che era un po' adesso forse che Sì, non forse è chiedeva. vero, c'era stata una pausa nella richiesta, va Ultimamente bene. era più gettonata banca IFIS, però. Ah sì, sì. Allora, diciamo, intanto ho aperto Interpump. Dunque, Ah, Interpump è ok, un sì. titolo, diciamo, interessante. Diciamo che ha avuto anche una crescita, soprattutto nel mese di marzo, però poi molto rapidamente nel mese di maggio ha lasciato sul terreno tutto quello che aveva recuperato nella prima parte dell'anno. Diciamo, è andata a ricreare quell'area di supporto tra i 26,80 euro e i 26 euro. Adesso ha rotto a rialzo la resistenza che c'è intorno ai 27,60, diciamo 27,60. La rotta a rialzo, però poi siamo tornati indietro. Quindi è un titolo su cui qualcosa, come dire, va valutato, però ci vuole che recuperi in fretta quei 26,75, diciamo 6,70 e 6,75, che attualmente sono un po' scivolati via, perché quello è il vero spartiacque tra un rialzo e un ribasso, cioè diciamo è una zona laterale più che altro nel medio periodo. Ok. Poi c'era l'altro titolo, era Mutui Online. Esattamente, mutuo online. Mutuo Eccoci online, qua, ecco. allora Mutui Online, titolo che avevamo visto protagonista, diciamo, nella prima parte del 2019, anche qui di un buon rialzo, poi si è infilato in un trend ribassista che lo ha riportato praticamente sui prezzi da dove era venuto. Recente il raggiungimento del supporto poco sopra i 15 euro, il titolo però inserito in un trend evidente, trend ribassista. Finché non ci sarà rottura di questa trend line ribassista, che attualmente significa probabilmente rivedere il titolo sopra i 16,20, 16,25 euro, finché, dicevo, non ci sarà rottura di quest'area di prezzo, io credo che il titolo vada lasciato stare e atteso. Va bene, allora poi Davide, altro messaggio. Buongiorno, intesa 1,93, si può tenere fino al target 2,10 e Azimut come lo vede impostato? Beh, Intesa, come detto, era uno dei bancari, insomma, che hanno più appetibilità. Ovviamente ha avuto due sedute sugli scudi, ora sta un po' consolidando. 2,10, area 2,10 resta un target importante. È però vero che intorno ai valori attuali, cioè intorno ai 2 euro, può esserci qualcuno che prende profitto. È anche una soglia psicologica, no? Questo prezzo corrente. Quindi, insomma, ci sta. Ovviamente io credo che chi l'ha comprata a un prezzo vantaggioso, basta che protegga la posizione con uno stop profit, cioè se torna indietro e ognuno sceglierà il prezzo più adatto, comunque lo venderei a protezione del guadagno, almeno di una parte del guadagno accumulato, e poi se no provare a vedere se riesce a trovare un nuovo spunto e 2,10 potrebbe essere alla portata. Non ricordo l'altro titolo che avevi detto. Allora, l'altro titolo Azimut, come lo vedi impostato? Allora, Azimut Sì. invece è un titolo che ha un bel grafico, che ha vissuto come un po' tutto il nostro destino una primavera difficile, però poi da giugno si è ripreso molto bene, è uno dei titoli che da giugno hanno il grafico migliore, sembra diretto verso i 18 euro, che è la resistenza, e vediamo lì come si comporterà. Ok, benissimo. Poi abbiamo anche un altro messaggio, aspetta che lo vado a recuperare. Buongiorno, è entrato su Credito Valtellinese a 006. Che ne pensate? Questo è Claudio, che salutiamo. Ma il Credito Valtellinese è un titolo che ha avuto una sofferenza lunga, 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 cioè noi stiamo parlando di un titolo che è in un trend discendente poliennale, potrei dire, no? Quindi diciamo che attualmente sembrerebbe doveroso, diciamo, il condizionale, avere trovato aver fatto un po' di base intorno ad area 0,056. Ora sembrerebbe trovare una reazione, però bisogna che consolidi, diciamo, sopra 0,62, che consolidi bene, perché questa è anche un'area di resistenza. Fino a 0,62, fino a 0,64, secondo me è un'area di resistenza per il titolo, che poi potrebbe muoversi a rialzo. Però devo dire che nelle ultime sedute, un po' come tutto il comparto bancario, ha recuperato molto bene. Va bene, poi c'è un'altra riflessione barra domanda. Quotazioni prezzo Eni non adeguate al prezzo Brent. Cosa ne pensi? Andiamo a vedere Eni e magari poi vediamo il Brent. Ma io penso che se uno sovrapponesse il grafico di Eni con il grafico del petrolio in generale,
si somigliano parecchio, insomma, c'è stata quella fase difficile con il movimento a ribasso, e poi insomma comunque Eni non è in assoluto per forza, cioè non deve avere un grafico per forza speculare, ci sono anche altre tematiche, e più in generale quello che si può dire di Eni è che secondo me ha un ampio trading range, dove noi abbiamo nella parte bassa l'area 13,40 e nella parte alta due resistenze, la prima è appena sotto i 16 euro e l'altra è invece a 16,60 euro, che è proprio la resistenza, forse 16,70, insomma, che è la resistenza forte di periodo. Il titolo si muove in questo trading range ampio, avanti e indietro, e quello che sta facendo adesso è consolidare nella parte centrale, diciamo un po', non proprio ancora centrale, ma comunque più o meno nella parte centrale di questo trading range, che è una zona dove di solito il prezzo tende a stazionare per un po' di tempo. Ok, un ultimo messaggio, la Doria. La Doria, allora... Allora, vediamolo qua, 9,34 la quotazione, 1,19 è quanto sta guadagnando in questo momento. Quando ci sei, ecco, perfetto. Sì, sto cercando il titolo. Allora, la Doria, titolo che diciamo viene, è vero, da un trend ribassista feroce. Tutto il 2018 a ribasso, a parte alcuni momenti come scorso diciamo autunno, settembre di ripresa, contraddistinto anche da momenti di alta volatilità. Ora il titolo sembra però in odore di inversione di tendenza, ha rotto una resistenza importante, chissà, può essere anche magari interessante, però bisogna anche dire che ha corso molto recentemente, passando dai in poche sedute da area 8 euro fino alle 9,35, quasi senza prendere fiato. Va bene, allora Davide, io ti saluto, ma volevo rilanciare l'invito al tuo webinar di giovedì. Ah, grazie mille, sì, direi che immagino possa essere interessante per chi magari vuole un po' uscire dal guscio e esplorare qualcosa di diverso anche dalle azioni, ovviamente con tutti i dovuti livelli di attenzione al personale profilo di rischio, perché i futures sono strumenti un po' diversi, per certi versi vanno presi con le pinze, ma possono essere interessanti. Faremo un po' di education e racconteremo qualcosa, io mi auguro, di interessante. Iscrivetevi, insomma, potete guardarlo in diretta oppure poi in registrata, vale per tutti, e direi grazie a te per averlo ricordato e un saluto a tutti, arrivederci ai prossimi appuntamenti qui sulle Fonti TV. Grazie Davide, il sito è quello di DirectAsim, quindi insomma potete farlo da adesso in poi per essere sempre aggiornati. Grazie a Davide Biocchi, che ritroveremo anche sulle Fonti TV. E io vi saluto con, prima della pubblicità, perché poi dobbiamo collegarci con Londra per avere aggiornamenti sulla Brexit, come spesso facciamo, con questa notizia, banca a due velocità. Abbiamo Deutsche Bank, oggi i bancari sono stati molto al centro delle nostre discussioni, attenzione, Deutsche Bank è nervosa in borsa dopo l'annuncio della maxi ristrutturazione, che ricordiamo prevede l'uscita di 18.000 dipendenti e una bad bank da 74 miliardi di euro. Il titolo è partito in rialzo sulla piazza di Francoforte, è arrivato a guadagnare oltre 3 punti percentuali per poi ripiegare e cedere ora allo 0,93, possiamo andare a vederla insieme. E poi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. Ecco qui Deutsche Bank, in questo momento cede, sì, esattamente. Comunque al centro dell'attenzione sicuramente questo titolo. Vi consiglio anche di visitare il nostro sito Borsa e Finanza per avere maggiori dettagli, perché lo stiamo seguendo anche noi. Tra poco ci colleghiamo con Londra, vi aspetto.